Come già sapete, sono uscite anche le giacche e le mitiche t-shirt della linea Omisu, per lui, per lei, bellissime, con una banda totalmente personalizzata, il logo gigante sulla schiena Omisu, che significa acqua, edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio, credo. Grazie. Peo, oh, che stai facendo? Sono nel mio posto felice. Qual è il tuo posto felice, cos'è? Guarda, fai vedere bene, questo è il mio posto felice. Questo è quello che mi riesce relativamente bene e non mi causa frustrazione. Sì, non stanno uscendo video, devi fare i video, tu. Un video a settimana, però non è il mio ruolo. No, no, è il tuo ruolo, vai, lavora. Lavora, fai video. No, non li devo fare io. Io sono Peo animatore, non hai capito? No. Tu perché un po' che manchi. Sì. Io mi sono diviso, okay, dalla mia parte frustrata. Ok. Così proprio. Non capito. Ho lasciato la mia parte frustrata lì a poltrire, guardala. Guardala. È molto... Lasciala... Guardami adesso, cioè... Mi piace lasciarla lì perché non mi deve toccare la sua frustrazione. Io sto qua, nel mio posto felice. Faccio cartoni animati, guarda quanto sono belli. Guarda quanto è fluido. Questo mi riesce, questo mi dà soddisfazione. Qualcuno deve fare i video, rompi le palle a lui. Fai lavorare lui. Va bene? Vai. Tuo colorista è ora, a lavoro, fare video, video! Peo colorista, è ora di fare i video. Esisti per quello, altrimenti non esisteresti neanche. Video. Senti, non mi riesce niente, tanto faccio cagare. Quando coloro rovino tutto. E quindi? Non è una buona scusa. Che devo fare? Non lo so, di solito quando non ti riesce qualcosa si riparte dalle basi. Va bene. Non sono quelle le basi, devi comunque fare qualcosa. Schifo. Un'idea ce l'ho. Dimmi Peo con il nome per le tinte dei capelli della L'Oreal. Facciamo questa cosa. Quando io stavo studiando anatomia, spesso facevamo foto, o facevo foto, a me stesso nella posa che volevo fare perché non riusciva nel disegno. Forse, dico forse, migliorando in quell'aspetto lì, quindi nel disegno stesso, mi farà pesare molto meno che il colore è un qualcosa di frustrante. Per ora quindi lascerei un po' da parte il colore. E anche voi potete partecipare. E nel prossimo video challenge faremo vedere i vostri risultati. Quindi questa sarà una reference challenge. Ok. Cosa faremo quindi adesso? Giulio mi farà delle foto, io farò delle pose piuttosto normali, forse a volte dinamiche, e poi disegnerò sull'iPad utilizzando quelle come foto, come immagini di riferimento per cui, su cui, da cui, sì, da cui prenderò la posa. Oggi disegneremo Goku in una delle seguenti pose. Cosa potrebbe fare Goku di normale? La cacca. Bene signori, penso che abbiamo abbastanza foto da cui possiamo trarre la posa e il disegno. Io vorrei una posa semplice, perché le parti più belle di Dragon Ball che mi prendevano da piccolo erano quelle un po' slice of life, non il combattimento, ma tipo Goku che fa cose normali, Goku che prende la patente di guida con Junior, era una cosa carina secondo me. Quindi faremo qualcosa su quello stile. Iniziamo. Che bello, così va meglio, vero? Così vuoi sfidarmi, eh? Non sai con chi hai a che fare. Preparati bello perché sta arrivando! Ciao belli! Hi everyone! How are you? Fine, thank you! Oh my god! Salve! Siamo qui finalmente a disegnare la posa derivante dal mio corpo, dalla mia corporatura. Ed è qualcosa in realtà di relativamente particolare che non facevo da molto tempo e ammetto di essermi trovato in discreta difficoltà. Cosa che in realtà è un bene scoprire, perché vuol dire che forse avevo proprio bisogno di un esercizio del genere e avrò bisogno di altri esercizi del genere. Detto questo, spero davvero che partecipiate in molti, così da valutare nel prossimo episodio i vostri disegni e affrontare un altro esercizio del genere tutti insieme, che può essere qualcosa che builda e
ci unisce un po' come piccola community di stravaganti e stupidi disegnatori. Detto questo, per quanto riguarda la posa, all'inizio ho fatto l'intera corporatura, tutta la posa che riguardava gambe incluse, ma poi ho visto che per l'inquadratura un po' classica di Instagram, il quadratone, forse era più adeguato soltanto il mezzo busto con un po' di scorcio di gambe, perché ovviamente volevo si vedesse il computer, su cui per esempio volevo mettere qualche dettaglio, metterci qualche bel adesivo, qualche bella cosetta, e quindi ho deciso di zoomare sul mio personaggio, tagliare quindi via le gambe. Questo mi ha permesso di curare meglio anche i dettagli della giacca, eccetera, eccetera, che sì, è sempre un po' ispirata a questa Icons di Arena, su cui ho lavorato così tanto, su cui ancora sto lavorando, però mi ispira molto, mi piace vedere varie possibilità di design di questo design classico di abbigliamento. Inoltre io volevo proprio vestire Goku in un modo estremamente normale, un po' come la clip che avete visto, che va super cringe, di Junior con il cappellino rovesciato. E detto questo, però, la scelta degli abiti normali, un po' più casual, nasce anche dal desiderio di raccontare un momento in cui Goku, che è dietro a tutto il suo merchandising, a tutto il merchandise di Dragon Ball, va a studiare i dati analitici di come sta andando il gioco di Kakarot, l'ennesimo, non so quale numero siamo, gioco di Dragon Ball, e sta valutando il numero delle vendite. Poi ovviamente Peo Colorista ha rovinato tutto con il colore, ma questo era abbastanza scontato. Vi lascio al resto della visione. Colorista Gram, come va? Ho rovinato tutto come sempre. Perché hai rovinato tutto? Perché hai già bevuto due di quelle? Non ce la fai, ti stai facendo male, lo vedo. Io faccio il disegno, poi coloro, rovino tutto. Quindi? Mi ritiro. Dove vai? Nel mio buco cucina. Perché vai nel mio buco cucina? Stupido. Non parli più. Ora richiudi però, grazie. Vabbè, allora vado dall'altro Peo, quello intelligente. Cosa fai non Peo Colorista? Ehi, il tuo collega ha finito. Ha finito? Come è andata? Ha finito male. Male? Malissimo. Basta, è mia quella. Profanare. Sto già meglio. Innanzitutto, quanto è luminoso qui con questo sole. Comunque, signori, questo video si conclude in questo modo. Abbiamo preso una posa, cioè Peo Colorista ha preso una posa, ha fatto un buon disegno, ha fatto una bella line art, se l'è cavata, ha sputtanato tutto col colore come al solito, perché ormai è questo la sua condanna. Io mi distacco, ok? Io sono Peo animatore, io sono quello soddisfatto, quello felice, quello che adesso torna su ad animare bei gattini e magari ad editare questo video. A deprimersi insieme a Peo Colorista, ma
E nel frattempo vi dico che per il prossimo video mostreremo i vostri tentativi in questa challenge, quindi prendete sempre la vostra bella foto, fate la vostra posa di qualunque personaggio esso sia, pubblicatele entrambe su Instagram con uno slide o come vi pare nella stessa immagine che si veda, taggatemi, ci mettiamo un hashtag? No. Basta che mi taggate, io lo capisco, perché se vedo una foto e la posa corrisponde a quella del disegno capirò che è la challenge. Dai, usiamo l'hashtag peocolorista. Peocolorista. Usiamo hashtag peocolorista, vuol dire io capirò che avete partecipato a questa challenge e non a quella di qualcun altro. E adesso alla mia destra appariranno dei fantastici video che voi tutti potete cliccare se avete bisogno di un'altra piccola dose del vostro caro zio di quartiere, se no il pulsantone per iscriversi, la campanella, signori, la campanella, ok? La campanella, campanella, campanella.